rimpicciolito. La consapevolezza sta in qualsiasi spazio. Oggi mi sento accarezzata dall'amore. Grazie. Una natura supernaturale. Una infinità di emozioni. Un mondo ricco. Una felicità acquisita o acquistata. Cosa vuole la mia vita? Oggi cos'ho? O forse cosa occorre in una retorica retoricante? Ho deciso di sviluppare me stessa. Buongiorno Claudia, come stai? Buongiorno, come va? Tutto a posto, grazie. Senta, io l'ho chiamata intanto per dirle che per il convegno siamo a posto, abbiamo avuto moltissimi consensi. Bene, perfetto. E poi le volevo dire che purtroppo domani non potrò esserci. Perché no? Perché io ogni anno partecipo ai festeggiamenti di Sant'Agata. Il 4 febbraio c'è la messa dell'Aurora. Ah, vero, la messa dell'Aurora. Ne ho sentito parlare sempre, spessissimo. Ho capito. È un incontro davvero molto intenso. Potrebbe venire anche lei, se le fa piacere. C'è moltissima gente in cattedrale che viene alle 2 del mattino. Non saprei. Ci devo pensare, ci penserò, ti faccio sapere. Va bene. Beh, in ogni caso noi ci aggiorniamo dopo. Dopo la messa, in giornata. Va bene, intanto mi ha fatto piacere sentire questa testimonianza di fede da parte tua, così sincera. Grazie mille, grazie. Va bene. Ciao Claudia. Ci sentiamo più tardi. Sì, buona giornata. Ciao. Ciao. Buona giornata. Bene, bene, grazie. Vengo da un pranzo. Carini loro, molto carini, però non vedevo l'ora di vedere la mia amica. Sono contenta di essere qui con te. Anch'io. Carino questo posto, eh? Sì, un posto intimo. Vero, hai ragione. Il risveglio spirituale. Wow, letture leggere. Sì, 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 mi sono dedicata a queste letture. Io sto bene, il lavoro non manca, anzi in questo periodo ce n'è anche troppo a volte, però va bene così. Sento il bisogno di fare una pausa, una vacanza. Non so, me ne andrei al mare, non ho idea. Cosa beviamo? Io prenderei un bicchiere di vino. Rosso? Sì. Grazie. Sì, mi piacerebbe andare al mare, che ne so, magari imparare a sciare. Non l'ho mai fatto in vita mia. No. C'è sempre tempo, no? Le teste, poi
viaggio. Grazie. Grazie. Sai, ho visto quando loro andare in giro per i quartieri della città. Una meraviglia vedere la città proprio in festa. Bellissimo. Ma dai, domani mattina andrò alla messa dell'Aurora. Alle 4 sarò in cattedrale. Dai, vediamoci lì allora. Perché no? La messa dell'Aurora. Circa 10 anni fa sono andata per la prima volta alla messa dell'Aurora e da allora, quando posso, cerco di andare. Sai che sei la seconda persona oggi che mi parla della messa dell'Aurora? È un momento molto particolare in cui trovi tutta questa gente che si sveglia presto la mattina e si ritrova lì insieme, uniti da una profonda fede. Sì, ma io non capisco. Che senso ha? Perché? Non lo capisco. Non devi capire, è qualcosa che si sente e basta. È un momento di profonda spiritualità, un momento di riflessione e di preghiera. Dovresti provare a venire. Non lo so. Vediamo. Beviamo? Beviamo. Insomma, io ho 45 anni, vivo a Catania, ma non sono mai andata alla messa dell'Aurora. Ah, la messa dell'Aurora, mai. Ecco cos'era. Io ho bisogno di capire. Ma tu giusto quest'anno devi capire cosa succede alla messa dell'Aurora, te lo dico io. Non so neanche di che stiamo parlando. Ma stiamo parlando di una messa assurda, alle 3 di notte, un sacco di freddo, un sacco di gente vestita, travestita da devoto, che... anche pericolosa. Vieni con me? No, non posso venire con te, te l'ho detto. Ma una volta che ti chiedo qualcosa! Ma una volta chiedimelo una settimana prima, ormai non posso! Devo presentare dei lavori, devo tornare al lavoro! Io vado da sola! Vado da sola! Ma come vai da sola? Vado da sola! E vai da sola, vai! Vai da sola, va! Non ho idea di quello che mi aspetta. Del resto, ci deve essere un motivo per cui l'universo mi sta conducendo qui. Voglio capire se è solo curiosità o se qualcosa dentro di me si risveglia. Forse voglio capire che cos'è questa specie di febbre che contagia migliaia e migliaia di persone ogni anno. A 45 anni sto per assistere alla messa dell'Aurora per la prima volta. A 45 anni. Non è che finisce la vita. Anzi, forse è proprio l'età giusta per poter capire questa cosa, per poterla osservare con il giusto distacco e allo stesso tempo la giusta emozione. Ci deve essere un motivo per cui l'universo mi sta conducendo qui. Adesso. È diverso dentro, nel cuore,
E questo si riflette nel suo modo di comportarsi in ogni situazione quotidiana. Quando esce la santa è qualcosa di incredibile. Il cuore si apre, comincia a battere forte. Guanti bianchi che sventolano in saluto a Santa Ituzza. These are the moments.